Noi abbiamo completato un'attività con 24 ore intense di lavoro per la rimozione di circa 120 alberature, che erano quelle lì pericolose e nella fascia che ovviamente avrebbe potuto danneggiare la viabilità. Ovviamente non sono stati fatti interventi a monte, cioè nelle aree dove non c'erano pericoli per l'incolumità, ma questa collina, questo il colle Bonadies, necessita di interventi successivi di bonifica per contrastare ecco, dissesto idrogeologico e le conseguenze che possono esserci dal ruscellamento di aree diciamo, di ciottoli e detriti dovuti agli incendi. È un lavoro intenso che dovrà essere fatto anche nei prossimi giorni con l'ufficio strade, con gli altri settori e il settore ambiente in particolare. Abbiamo già chiesto ieri, anticipato ecco, alla Protezione Civile della Regione Campania, la necessità di inviare una relazione con i danni che abbiamo subito per poter riuscire a fare un intervento di bonifica un po' come accaduto per il Colle Bellaria dove abbiamo avuto un finanziamento PNR, insomma cercheremo di mettere in sicurezza, sistemare l'area, considerando anche che c'è un percorso turistico che vorremmo valorizzare e quindi lavoreremo in tal senso dopo aver risolto l'emergenza. Sentiero è aperto. Il sentiero in questo momento non è aperto perché è chiuso come la strada, però il sentiero in qualche modo attraversa parte dell'incendio, quindi dovremo controllare prima di riaprire anche il sentiero. Oggi ci siamo concentrati soltanto sulla questione della viabilità per evitare in una giornata di bollino rosso, anche forse nero per la viabilità, che ci potessero essere altri disagi. Saranno messe delle reti di protezione? Questo sarà valutato, sicuramente saranno fatti gli interventi, il lavoro non finisce qui, è quello che ho detto prima, dovrà essere bonificata e messa in sicurezza tutta l'area.